Ciao, bentrovati, bentornati sul mio canale. Prosegue il nostro viaggio tra quelle che sono le meraviglie dei tool che sfruttano le potenzialità dell'intelligenza artificiale e oggi è di scena Magic School.ai, uno strumento che ci consentirà di creare tutta una serie di materiali per le nostre lezioni e tra i quali, per la verità, in questo video ci concentreremo su alcune attività legate soprattutto alla valutazione, strumenti come rubriche, strumenti che ci aiutano anche a strutturare dei compiti più AI resistant, nel senso che una volta esistevano le domande non googolabili, cioè quelle che non trovavano immediatamente una risposta sul web, e noi docenti eravamo pronti a creare, avevamo imparato come creare le domande non googolabili. Ora invece bisogna concentrarsi su quelli che sono i compiti AI resistant, cioè quelli che non trovano immediatamente uno sviluppo con i chatbot, come ad esempio ChatGPT, come Bard, come quello di Bing, insomma, e così via. Quindi bisogna in qualche modo imparare ad adattare la propria didattica a quelle che sono le esigenze del contesto. Quindi in qualche modo bisogna capire come creare, ripeto, dei compiti per i nostri studenti che sviluppino di più competenze come il pensiero critico e che non trovino una risoluzione così facilmente con strumenti come i chatbot, ripeto. Quindi vedremo le meraviglie di Magic School che all'interno ci offre tutta una serie di opzioni di funzionalità e tra i tanti in questo piccolo breve video tutorial ci concentreremo su quelle che sono più legate all'universo della valutazione. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere subito qualche esempio. Ora partiamo prima, ripeto, da alcuni materiali già pronti, già preparati utilizzando questo tool di intelligenza artificiale che è davvero magic e rifletteremo un attimo sull'importanza di questi strumenti. Allora, il primo che andremo a vedere è il Rubric Generator, quindi uno strumento che in pochi click, forniti come sempre dei prompt dettagliati, dei prompt ben strutturati, ci darà la possibilità di creare delle rubriche ad hoc per compiti che abbiamo assegnato ai nostri studenti. Ad esempio, qui io gli avevo chiesto di registrare un video sul cibo preferito e quindi qui abbiamo tutta una serie di indicatori e di livelli per la valutazione di questo compito. Ha fatto tutto l'intelligenza artificiale, io ho fornito semplicemente dei prompt, ripeto, gli avevo chiesto di creare una rubrica in cui valutare questo tipo di compito. Dopodiché mi offre Magic School anche la possibilità poi di accorciare, shorten la mia rubrica ed eccone una un po' più semplificata. Come sappiamo molto bene, nella valutazione le rubriche che vanno condivise con gli studenti prima dell'assegnazione del compito, o meglio immediatamente dopo, ma prima dello svolgimento, sono uno strumento di grande trasparenza, sono uno strumento che dà anche importanza e consapevolezza allo studente di quelli che sono gli indicatori sui quali sarà valutato il suo prodotto finale. Seconda funzionalità che andremo a esplorare insieme è l'AI Resistant Assignment Suggestions. Che cosa succede? Quando noi forniamo ai nostri studenti, assegniamo dei compiti ai nostri studenti, forniamo dei compiti da sviluppare, bisogna fare particolare attenzione a che questi compiti non vengano poi svolti dai chatbot, ChatGPT per fare un esempio. Quindi in qualche modo bisogna arricchirli in modo tale che i nostri studenti non debbano in qualche modo mettere in campo delle competenze personali. Ed ecco che questo strumento fa proprio questo, cioè ci aiuta, ci fornisce dei suggerimenti su come migliorare i nostri compiti e renderli più AI resistant.
Faccio un esempio, tanto per chiarirci le idee. Io gli avevo chiesto di scrivere 10 frasi utilizzando il present simple sulle abitudini quotidiane e lui, come primo suggerimento, mi dice di suggerire agli studenti di includere anche delle spiegazioni dettagliate per ogni abitudine. Quindi spiega perché tu hai questa abitudine, come ne benefici e qualsiasi sfida ti venga proposta nel momento in cui insomma, tu svolgi queste attività. E mi fornisce poi l'applicativo anche una spiegazione del perché in questo compito diventi in questo modo più AI resistant. Mi fornisce poi una seconda e una terza idea, appunto, sul come poter rendere, ripeto, questo compito più AI resistant. Veniamo a una terza funzionalità che io reputo importantissima e molto utile, soprattutto per noi docenti di lingua inglese, ma insomma qualsiasi lingua straniera: il Diagnostic Assessment Generator. Che cosa succede? Noi sappiamo benissimo che quando i nostri studenti arrivano per la prima volta nelle nostre classi, diventa complicato comprendere il loro livello d'ingresso, per cui gli somministriamo delle prove d'ingresso, ma non siamo mai soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti, del come andiamo a verificare i livelli di ingresso di competenza linguistica dei nostri studenti. Uno strumento invece come questo potrebbe esserci di grande aiuto. Io, ad esempio, qui qual è il prompt che ho fornito all'applicativo? Verificami quelle che sono le competenze nell'utilizzo del verbo grammaticale, del verbo inglese, del verbo essere, del verbo avere, in modo tale che io comprenda il loro livello, destinato ad un fourth grade. E queste sono le domande che lui mi ha confezionato, dopodiché mi dà anche le risposte esatte e mi fornisce anche una spiegazione delle risposte giuste. Ok, quindi ripeto, uno strumento utilissimo perché mi consente di creare le prove di ingresso per i miei studenti. Altro tool molto interessante è l'assignment scaffolder. Che cosa accade? Che sicuramente nelle nostre classi abbiamo studenti che hanno un po' di difficoltà, soprattutto nella comprensione dei compiti che gli vengono assegnati. Quindi che cosa fa questo strumento? Questo strumento parte dal nostro prompt, parte dall'istruzione che noi generalmente forniamo ai nostri studenti, inserisce questi dettagli, il prodotto finale deve essere questo, e da un compito così articolato e strutturato fa venire fuori invece un compito che è più semplificato, perché step by step, quindi spezzettandolo in varie fasi, in vari step, questo compito è più facilmente gestibile e comprensibile da parte degli studenti. Quindi vediamo come qui il compito che io avevo assegnato loro, cioè scrivi di un amazing teenager che ha fatto qualcosa di unico, ricerca le informazioni online, scrivi una breve composizione, crea poi un post su questo teenager, è stato invece spezzettato in una serie di step, che in questo modo guida meglio gli studenti e quindi gli offre poi anche dei suggerimenti in ogni fase di quelle suggerite. Ok? Dopodiché gli ho chiesto anche di accorciare, per semplificare ulteriormente, poi dipende anche dalla tipologia di difficoltà dei nostri studenti, per cui magari una spiegazione un po' più dettagliata per loro può essere più semplice o anche il contrario. Quindi, ripeto, ogni compito, questo strumento spezzetta il compito in tanti piccoli step, quindi step by step loro possono portare avanti l'attività in maniera molto più semplice. Bene, quindi questi sono alcuni esempi di quello che possiamo fare con Magic School, ma insomma la ricchezza delle attività proposte è straordinaria, quindi ci aiuta veramente a creare materiali di tutti i tipi. Andiamo a vedere però come funziona a questo punto lo strumento. Quindi digitiamo in alto magicschool.ai e questa è la home page delle meraviglie, ok? Quindi insomma un piccolo giro in questa home page per ottenere alcune informazioni fornite direttamente dalla piattaforma, dopodiché occorre registrarsi, quindi sign up free,
possiamo farlo tranquillamente con il nostro account Google oppure utilizzando una delle nostre email. Io per velocità vado sempre con il mio account Google, qui mi dà alcune informazioni importanti ed ecco che sono all'interno della mia bacheca. Qui sulla sinistra è l'accesso ai Magic Tools, qui abbiamo un chatbot di istruzione, quindi insomma ci aiuta proprio nelle nostre attività. Qui invece troverò tutto lo storico delle mie attività, di quello che ho creato. Qui ci sono invece le indicazioni del mio account, ma quello che ci interessa è soprattutto questa bacheca, all'interno della quale noi troviamo tutti gli strumenti che potrebbero esserci utili, anche con un minimo di descrizione del come effettivamente ci vengono in aiuto. Partiamo subito da quella che è la Rubric Generator, eccolo. Abbiamo detto che il focus è sulla valutazione. Scegliamo ad esempio un ninth grade e gli chiediamo di talk about, quindi questo è il compito che noi, l'obiettivo che abbiamo dato ai nostri studenti, quindi talk about your favorite food. Quindi devono essere sempre can do statements, quindi quello che gli studenti sanno fare, quindi le loro abilità. Gli diamo anche un titolo, favorite food, eccolo, una piccola descrizione del compito che gli diamo, quindi per esempio record a video about 2 minutes long and explain why that is your favorite food. Ok, a questo punto individuiamo quali sono i livelli, quindi la scala, diciamo, immaginiamo fino a 5 con indicatori e livelli. Potremmo anche dare altre informazioni, ma questo è un campo opzionale. A questo punto clicchiamo su Generate e vediamo che cosa succede. Vedete che sulla destra lui sta creando la rubrica in cui abbiamo i criteria, quindi criteri, e la scala da 1 a 5. Quindi man mano lui costruisce la sua rubrica, possiamo seguire il processo appunto di costruzione di queste voci, ed è un'attività molto molto importante, perché sappiamo, ripeto, quanto importante sia dare trasparenza ai propri sistemi di valutazione. E quindi questa rubrica andrà sicuramente condivisa immediatamente dopo la spiegazione di quello che è il compito. Quindi vedete content knowledge, organization, presentation skills, la lunghezza, la technical quality, divise su 5 livelli, quindi abbiamo da 0 a 5. E l'altra cosa interessante è che qui poi abbiamo la possibilità anche di shorten questa rubrica, quindi avremo sicuramente un qualcosa di molto più semplice. Poi abbiamo la possibilità anche di modificare i punti, quindi se 5 sono tanti possiamo ridurre a 3, e quindi come vedete questi sono i nostri risultati, queste sono le nostre rubriche. Che cos'è che poi possiamo fare con quello che ha appena generato? Possiamo andare a copiare questa rubrica e naturalmente andiamo a incollarla all'interno di un documento, eccolo qui, quindi incolla e abbiamo la nostra rubrica pronta per i nostri studenti. Ripeto, adesso quello che abbiamo appena creato lo troveremo nell'output history, eccolo, e possiamo anche salvarlo, cancellarlo, copiarlo, ma anche salvarlo nei bookmarks, nei preferiti, ok? Bene, secondo strumento che andiamo a vedere insieme è l'AI Resistant Assignment Suggestions, ok? Quindi ci dice che noi gli forniamo questa descrizione del compito per ricevere poi dei suggerimenti su come renderlo più sfidante per i chatbot di intelligenza artificiale, ok? Soprattutto sviluppando, promuovendo un livello di ragionamento nei nostri studenti più alto, e questo è molto importante, quindi proprio per sviluppare anche pensiero critico, che è una delle competenze più importanti.
importanti per i nostri studenti. Quindi scegliamo qui un sixth grade, gli andiamo a dare la descrizione del, del compito. Io ho immaginato di write 10 sentences in the present simple about your daily habits, your daily, daily routine. Vediamo se è scritto bene. Ok, a questo punto clicco su generate e lui mi dice: guarda, tu puoi riscrivere questo, questo prompt, questo assignment per i tuoi studenti, e qui io ti fornisco tre idee, ti do anche una spiegazione del perché poi riscrivendole in questo modo diventano più AI resistant, quindi i tuoi studenti più difficilmente troveranno una soluzione, una risposta grazie all'aiuto dei, dei chatbot. Quindi uno strumento veramente utilissimo, perché i suggerimenti diventano utilissimi. Possiamo anche, come sempre, insomma, riassumere, shorten, possiamo anche translate, che però in una versione beta e come vedete non ha ancora l'italiano. Bene, ed è il momento di un altro tool straordinario, che è il Diagnostic Assessment Generator, ed è in basso, eccolo qui. Quindi che cosa fa? Questo è uno strumento che ci aiuta soprattutto per le prove di ingresso, cioè ci aiuta a assaggiare il livello di ingresso, il livello di competenza, per esempio linguistica, dei nostri studenti nel momento in cui entrano per la prima volta nelle nostre aule. Quindi abbiamo la necessità di comprendere da dove poter partire. Quindi che cosa fa? Genera un compito, insomma un diagnostic assessment, quindi un test sostanzialmente in modalità multiple choice per qualsiasi argomento e qualsiasi livello noi insomma vogliamo insegnare, con, insomma, fornendoci anche quelle che sono le risposte. Infatti andiamo a provare subito, creiamo un test per un fourth grade in cui voglio assaggiare il level of grammatical abilities related to the verb to be and to the verb to have. To be and to the verb to have. Ok, bene, quante domande voglio generare? Ne voglio generare almeno una decina. Perfetto, vedete che sulla destra lui genera il quiz, il test, e con una serie di scelte multiple delle quali poi ci fornisce anche le soluzioni. Ok, ancora una volta, come fatto precedentemente, io posso copiare questo testo che mi ha generato, naturalmente senza le risposte e senza neanche la motivazione delle risposte esatte che, insomma, lui ci fornisce anche per poi magari intavolare una discussione con i nostri studenti, quindi perché la risposta giusta è questa, quindi molto importante questo tipo di attività. Io posso ancora una volta shorten e a quel punto io posso copiare, incollare in un documento e perché no possiamo anche andare a modificare quello che è il testo. L'ultimo tool che mi piacerebbe insomma visionare insieme è l'assignment scaffolder, cioè quello strumento che mi aiuta a costruire dei compiti un po' più semplificati o quantomeno personalizzati per alcuni dei miei studenti. Questo è uno strumento che trovo più in basso. Assignment scaffolder, eccolo. Quindi vado a definire il livello, immaginiamo un 7th grade, vado a dirgli write about, questo è il compito che io darei a tutti i miei studenti, an amazing teenager that has done something unique. And write a composition and also create a poster about him or her. Ok, a questo punto clicco su Generate e vediamo che lui mi andrà a spezzettare questo compito in tanti piccoli step,
che sicuramente saranno di maggiore aiuto ai miei studenti, perché come vedete per ogni step poi gli fornisce dei suggerimenti, una descrizione dettagliata. E laddove però questa descrizione per me sia troppo complicata, perché conosco bene i miei studenti e magari troppi dettagli poi rischiano di mandarli un po' più in confusione, io posso sicuramente shorten questa descrizione, questa guida step by step, e quindi ridurre il testo per ognuno delle attività, per ognuno dei diversi step. Bene, il nostro viaggio termina qui. Abbiamo esplorato soltanto alcune delle straordinarie potenzialità di uno strumento potentissimo come Magic School, che è di grande aiuto, soprattutto ci aiuta a personalizzare, ci aiuta a dare maggiore trasparenza alla nostra valutazione, ci aiuta a creare le rubriche e dei compiti AI resistant, oppure dei compiti che siano, diciamo, vengano incontro alle esigenze, alle difficoltà, alle necessità di alcuni dei nostri studenti. Quindi abbiamo esplorato soltanto, ripeto, alcune delle notevoli sfaccettature di questo strumento, che sfrutta tutte le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Non mi resta che augurarvi buona giornata e darvi appuntamento alla prossima avventura nel meraviglioso mondo dell'intelligenza artificiale. Alla prossima, ciao!